lo potremmo chiamare il disegno di legge delle menzogne. Da quando lo scorso 3 settembre Renzi ha annunciato il dossier, la buona scuola è stato tutto un susseguirsi di clamorosi annunci. Assumeremo 150.000 precari. Falso, sono 100.000. Con 100.000 assunzioni in missione in ruolo realizzeremo comunque uno straordinario piano di assunzioni. Falso, si stanziano soldi freschi solo per 48.000 nuovi docenti, gli altri 52.000 sono a costo zero e lo certifica la relazione illustrativa della Camera. Rafforziamo l'autonomia delle scuole. Falso, si rafforza solo il potere del dirigente scolastico, perché l'autonomia c'è già e basterebbe finanziare le scuole. Vinceremo la supplentite. Falso, l'anno prossimo si avranno ancora tra le 50 e le 70.000 supplenze annuali. Potenzieremo l'offerta formativa. Falso, mancano le risorse. E poi ancora, abbiamo fatto alcuni passi indietro dopo aver ascoltato le categorie. Falso, restano i superpoteri al dirigente, restano fuori dal piano di assunzione i docenti della seconda fascia del graduatorio d'istituto, gli insegnanti vengono scelti dal preside e da lui devono essere riconfermati dopo 3 anni. Il 5 per 1000 continua ad andare alle singole istituzioni scolastiche, allargando inevitabilmente la forbice tra scuole di serie A e scuole di serie B, e potremo andare avanti all'infinito. Un disegno di legge del genere non era venuto in mente nemmeno alla Gelmini, che pure vantava fino a oggi il titolo di peggior ministro dell'istruzione della nostra storia.